purtroppo quando ci sono delle novità, dei cambiamenti importanti, soprattutto in settori in cui gli interessi sono tanti di varia natura, si verificano episodi di questo tipo. Io vorrei ribadire qua che il leader ormai è partito, non accetteremo e non tollereremo alcun ostacolo a questo procedimento, che ha come obiettivo quello di salvaguardare il lavoro dei lavoratori che ci sono impegnati in Messina Ambiente, futuro Messina Servizi, e ovviamente tutelare i cittadini con un servizio adeguato. Per cui l'iter continua, entro l'anno completeremo, come abbiamo detto, il percorso che porterà dal 1 gennaio la nuova società ad assumere tutti i servizi. L'iter resta sempre quello che era stato pensato e che è stato attuato per i dipendenti di Ato 3? Allora, c'è una normativa da seguire. E ribadiamo, vogliamo seguire la normativa, se però qualcuno si mette di mezzo, diciamo di traverso, come si suol dire, e impedisce questo iter, ci sono tante normative nazionali, comunitarie, che ci consentono di fare lo stesso un passaggio dei lavoratori senza appunto incorrere in qualche violazione di legge per far partire la nuova società. Ribadisco, non tolleriamo che qualcuno con intimidazioni o anche illazioni varie possa ostacolare questo iter.